Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti con la quarta parte, mi pare, di Pokémon Y. Non mi ricordo, aspetta, nuova parte della nostra guida Pokémon Y. Ci ritroviamo qua dove ci eravamo lasciati, ovvero non mi ricordo dove. Andiamo un po' la squadra perché era un po' oggi. Bene, ci hanno distrutto Fletching e Froakie a livello 11 e abbiamo catturato Lileo. Ah sì, il leone. Allora, ho guardato un po'. Praticamente Lileo si evolve a livello 31 o 36, insomma, a livello alto, in questo leone gigantesco. È un Pokémon di tipo fuoco. E però, insomma, guardando un po', preferisco tenere Fletching e farlo evolvere, anche perché a 14 si rievolve. Preferisco tenere lui, che insomma credo che sia leggermente meglio rispetto ad avere questo Pokémon leone che fino a livello 31 mi pare non si evolva nemmeno, quindi cioè anche parecchio in là, non c'ho voglia. Allora, perfetto, in questa parte andremo ad affrontare la capolestra. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Che era, aveva Pokémon tipo coleottero. Questa è la palestra, vediamo un po', credo, o è la scuola, no, questa è la scuola per allenatori. Ottiene degli attacchi X, delle difese X, sicuramente ci ora. Ma pensiamo anche alla velocità. Ok, questo non mi interessa. Ok, vediamo lei che dice. Non mi interessa. Te? Non mi interessa, ok. Vediamo un po' cosa c'è, un cestino di solito. No, è vuoto, perfetto. Ok, usciamo. Andiamo alla palestra. Mi sembra che c'era la palestra qua. Ma forse no. È la palestra, scusa, quella non è. Questa è la scuola per allenatori. A me mi pareva che c'era anche la palestra, forse mi sbaglio allora. Lezzo. Vediamo un po', qua non c'è. Però mi diceva questa qua su che c'era la palestra. Scusa, qua non c'è. Questa. Ma dov'è la palestra Pokémon? Non è qua su. E dov'è? Ah, giusto io. Oh no, aspetta, com'era? Voglio aprire Pokédex, per favore. No, come cavolo. Ah sì, con questi erano i pattini. Ah, eccola, vedi, infatti mi ricordavo che c'era da qualche parte, ora era un po' in vuoto, non ci giocavo da un po'. Ganzo! Ganzo, anche l'intro. Salve futuro campione, oh, questa è la tua prima sfida in palestra, sei emozionato, sei nervoso? Su, su, non ti preoccupare, perfetto. Sai cosa? Un momento, prima che tu vada c'è una cosa che devi sapere, dimmi. Usa il tipo coleottero, perfetto. Noi abbiamo il nostro Pokémon volante che sarà sicuramente utile. Scendiamo giù tipo il palo. Ganzo! Il palo dei pompieri. Ah, tramite ragnatela qua ci si muove. Qua no. Ah, ganzo! Molto divertente. Vediamo un po'. Allora, il primo Pokémon che manda, Piero. Piero. Un Ladybug. Vediamo Fletching come si comporta. Spero bene. A livello 10 Ladybug. Mi vai con beccata. Avevo acceso anche il 3D. Ecco perché infatti mi dava un po' noia. E allora andiamo con attacco rapido. Perfetto, via. Ladybug, il primo Pokémon, viene mandato KO. 112 punti esperienza, anche abbastanza. Speriamo che si evolva prima della capolestra, ma non lo so, non lo so. Ok, qua non si può andare. Qua si ritorna a capo. Allora di qua.
Allora in giù. Di qua. Di qua. No, di qua no. E dov'è che si va? Allora di qua. Ecco, vedi. Di qua. Qua. Qua per sfidare l'allenatore. Piano piano si ribecca. Mettono sempre questi. Sti cosi, questi. Questa specie di, come si chiamano? Di labirinti all'interno. Non è assolutamente facile. Andiamo di nuovo con beccata. Che Pokémon è? Spempa? Ah no, Spiupa si chiama. Ganjo, molto divertente. Non so che cosa ha utilizzato, quindi stavo seguendo la telecamera perché non mi. Ogni tanto perde il focus, non lo so il perché. Boh. Bene, brutto colpo. Ci andiamo a livello 12. Perfetto. Renato. E proseguiamo. Vediamo un po', Dove bisogna andare? Allora, di qua no. Eccolo, di qua. L'ultima allenatrice e poi capolestra. Vediamo un po'. Sperando che non debba andare a ricaricare la squadra, penso di farcela direttamente qua. Kakuna! Qui arrivano tanti punti esperienza, perché Kakuna, mi ricordo anche nelle vecchie edizioni, dava un sacco di punti esperienza. Vediamo. One hit KO, grande. Benissimo. E adesso un combi. Combi femmina che ovviamente si potrà evolvere, perché il combi, per chi se lo ricorda, solo la femmina si può evolvere in Vespiquen, mentre il maschio no. Allora questo mi attaccherà perché è più veloce e quindi vai con attacco rapido. Benissimo. Perfetto. Fletching sarà a livello 13 e al 14 si evolve e non ce la facciamo. No, non voglio far apprendere agilità. Rosalia. Ok. Allora, dovremmo. Vediamo un po'. Diamo una pozione? Sì, tanto ne è abbastanza. Ok, allora proviamo ad andare. Andiamo all'attacco della medaglia. Della nostra prima medaglia. Che cos'è? Quell'espressione che trasmette tutta la tua determinazione nella lotta. Meravigliosa, semplicemente meravigliosa. È la prima volta che affronti una palestra. Fantastico, semplicemente fantasma. Che le lacrime della sconfitta e della gioia della vittoria per me sono soggetti ugualmente pieni di valore. Artistico da ammortellare una foto. Fantastici, semplicemente fantastici. Comunque, per quanto riguarda me, il mio obiettivo mette sempre a fuoco la vittoria. Ci ha fatto la foto. Ganzo. Parte la sfida contro Violetta. Ganzissimo. E manderà in campo su Skit. Pokémon acqua con le otter. Mi pare che era acqua con le otter, sì. Allora, andiamo con beccata. Lo dovremmo fare. Lo sapevo io. Ah, bene, non è fuoco diretto. Non mi ricordo mai, vero? Grande, super efficace. Adesso andiamo con attacco rapido. Dai, usa pozione. Dai, vediamo un po'. Grande, brutto colpo. Andiamo di nuovo di attacco rapido. Vediamo un po' chi manderà, Vediamo. Vivillon. L'avevo incontrato, infatti no. Tipo Butterfree, Ganzo. Deve essere forte il Pokémon. Molto divertente, sì. Poi a me piacciono le farfalle, me ne sono tatuate tre, quindi. Non tipo Butterfree, però. Beh, è super efficace, ma non è che ha detto molto, Tanto più lui con azione. Vai, beccata, poi tenteremo un attacco rapido, sperando che. Vada KO, vediamo.
Eccolo, grandissimi, abbiamo vinto la nostra prima medaglia. Tanta tanta roba, vabbè, non era grandi che però. E Fletching sale anche a livello 14, quindi dovrebbe imparare nitro carica ed evolversi. Benissimo, tu la tua squadra siete veramente fenomenali, fantastici, fenomenali, magnifici, grandissimi. Ma come non si evolve? Sei proprio, anzi, tu e il tuo Fletching siete proprio una coppia perfetta. Fantastici, semplicemente fantastici. Ecco, questa è per te. Ganzo, bellina medaglia. Ma quasi una borsa, un ciuccio. Uno scarabeo anche. Insetto. Se la medaglia insetto, i Pokémon fino a livello 30 seguiranno puntualmente le tue istruzioni, anche se le aiutini tramite scambi. E poi c'è anche la MT che è Assillo, MT 83, nuova ovviamente. Vediamo, può insegnare... Ok, contenuta è impedisce al nemico di fuggire per un po'. Buono, ok. Ma il nostro Pokémon non si evolve? Strano, mi sembra che si evolvesse a 14. Boh, vabbè. Comunque sia, nella prossima parte usciremo dalla palestra e andremo avanti con Froakie, perché ovviamente Fletching a livello 14 è un po' troppo allenato. Come al solito vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da S88. Ciao ragazzi.